Sono Barbara Talevi, faccio parte dell'associazione Disoccupati Più, mi occupo della parte della segreteria e sono la tesoriera, tra virgolette, dell'associazione e abbiamo, credo molto in questa iniziativa e abbiamo parecchi simpatizzanti. Sul gruppo Facebook ci sono circa 200 persone che comunque ci seguono e nel privato cercano comunque anche di seguirci nei nostri settimanali appuntamenti, che di solito sono il mercoledì dalle 2 alle 4 alla Cometa SRL. Facciamo il punto della situazione. Durante la settimana ci incontriamo con gli assessori, con le autorità che devo dire straordinariamente ci stanno aiutando. Le possibilità ovviamente nel campo lavorativo non è che ce ne sono tante perché manca proprio il lavoro, però dalla parte insomma del disoccupato ci stanno veramente aiutando. Buonasera, sono Ermanno Cavallini, presidente dell'associazione Disoccupati. Noi siamo una realtà nata circa da un mese e mezzo. Siamo diciamo un gruppo che raccoglie persone che hanno disagi nel mondo lavorativo di vario tipo. Abbiamo sia liberi professionisti a partita IVA che hanno un calo di commesse, sia abbiamo dipendenti, cassintegrati, esodati purtroppo anche, e anche persone che ormai hanno finito qualunque tipo di sussidio e sono quelle diciamo un pochino più gravi. La nostra idea è quella di associarci per essere costruttivi. E i nostri scopi principali sono quelli di una rappresentanza verso le istituzioni, di attivare delle dinamiche, dei corsi che ci permettono di aumentare le nostre possibilità di ricollocarsi nel mondo del lavoro, sia come dipendenti sia anche creando delle start-up, quindi delle nuove piccole aziende, per fronteggiare una realtà che purtroppo vediamo essere ogni giorno sempre più grave. Ecco. Le istituzioni in generale non sono del tutto preparate a affrontare questa emergenza sempre più grave e che purtroppo dai nostri dati peggioreranno nel prossimo anno, parecchio. E quindi cerchiamo come cittadini auto-organizzati in qualche modo prima di tutto di entrare in sinergia con le strutture e le istituzioni che esistono, fra cui l'ufficio del lavoro, il primo. Ogni azienda deve avere persone tarate per la sua realtà, soprattutto se piccola, perché in quella grossa è strutturata, nella piccola no, quindi vorremmo aiutare anche questo. E poi una parte importante, non nascondo, sono la partenza di nuove start-up, quindi piccole, micro, imprese o anche individuali che dovrebbero in qualche modo ricollocare una parte delle persone che non avranno spazio nel mondo delle aziende, perché le aziende parecchie stanno chiudendo e quindi non c'è spazio per tutti, questo va detto. Questo. In questo possiamo fare molto perché ci stiamo rendendo conto che le istituzioni, in questo momento anche gli stessi job, sono costretti in regole non più adatte ai tempi che corrono. Le regole andavano bene 5-6 anni fa e quindi anche i job hanno limiti operativi molto grossi, è come se operassero con una mano legata dietro la schiena. Gli aumenta l'utenza, gli levano personale perché i precari non gli rinnovano. E per di più sono costretti in regole e regolamenti che non sono funzionali alla realtà. Il nostro compito principale come associazione disoccupati è anche stimolare sia la politica sia tutta la rete dei servizi e la burocrazia a adeguarsi più velocemente. Sappiamo che la burocrazia no, è sempre un po', ma non solo la burocrazia, anche la politica che ci sta dietro, per l'amor di Dio. E noi bisogna che questi si danno una smossa, perché cioè, qui è situazione grave, ragazzi, e non c'è in giro la percezione della gravità.